Sono lieto e felice di presentarvi la 22esima edizione della Festa dell'Uva e del Vino Montonico. Mai come quest'anno ho sentito tanto orgoglio di essere bisentino e questo pensiero mi ha accompagnato ed ha indirizzato gran parte della mia vita ed ancor di più da quando mi sono immerso nel fantastico ed incantato mondo del video. Ritengo che una città che vuole avere giuste ambizioni di crescita deve promuovere il turismo, lo sport, l'arte, il commercio e l'informazione è fondamentale per tale scopo. Con questo obiettivo vi invito quassù, alle pendici del Gran Sasso, nell'alta Valle del Fino, a ridosso di una pittoresca e verde collina dove si può ammirare paesaggi incantati, luoghi splendidi dove la natura non è stata ancora contaminata. È proprio in questo meraviglioso scenario incantato che si trova Bisenti, un'affascinante e ridente cittadina che ogni anno, da 23, festeggia la prima domenica di ottobre la tradizionale quanto unica festa dell'uva e vino montonico, che richiama gente e turisti da ogni luogo. Perché non fate una capatina anche voi, una curiosità che vi offre i giovani e le ancelle della Proloco? Non ve ne pentirete, parola di Luigi. Potrete gustare quei sapori, quei profumi, quegli odori che il vostro palato ed il vostro naso forse hanno dimenticato o forse mai conosciuto. Vieni a Bisenti dal 4 al 6 ottobre. Il nostro obiettivo è fare una grande festa e far trascorrere a tutti una giornata, no, anzi una domenica indimenticabile, diversa dalle altre sagre con odori e sapori screditati e inflazionati. Venite a Bisenti ad assaggiare i maccheroni alla Molinara, vi facciamo arleccare i labbra. Venite a Bisenti, potrete ammirare la patria di Ponzio Pilato, con le sue viuzze, le sue stradette, le scalinate ed angustie piazzette, tutte raccolte intorno alla Torre del Belvedere e alla Chiesa Madre, dove sono conservati e si possono ammirare affreschi e dipinti di pregevole fattura e valore artistico, come i maccheroni alla Molinare che state osservando. Venite a Bisenti, arte, gastronomia, folklore, artigianato, musica, ma soprattutto ospitalità sono la carta di credito dei bisentini. Vi aspetto, mi trovate su all'incrocio, vi ho già prenotato, augurandovi già da ora buon divertimento. Do a tutti un cordiale arrivederci alla prossima edizione per la prima domenica di ottobre. Non dimenticate la prima domenica di ottobre. Paese natio è sempre più bello. Sono immagini e suoni queste nate dall'amore per il proprio paese, perché non andasse perduto questo patrimonio di volti, di voci, di tradizioni popolari che ormai giorno dopo giorno vanno rapidamente in oblio. Sono solo mie impressioni ed espressioni nelle forme più semplici e spoglie che spesso e sovente mi emozionano. L'intento mio e dei bisentini
è quello di collocare la città e la figura di Ponzio Pilato nei circuiti storici culturali del nostro Abruzzo e alle porte e all'indomani del Giubileo. Con questo spot voglio offrire al turista uno spaccato, un flash per capire sotto l'aspetto meno commerciale, ma con un saldo ancoraggio all'ambiente e al territorio in cui è immersa e da cui Bisenti si sente protetta. Una escursione lungo la Valle del Fino offre la possibilità di scoprire una grande varietà e bellezza dei paesaggi, di ambienti e scorci suggestivi. Un paesino da presepe, tante casette nel cuore della Valle del Fino, strette l'una all'altra quasi a sorreggersi e a scaldarsi. È bello altresì ricordare la spontaneità e l'entusiasmo delle genti e le ricche tradizioni folk ancora presenti e le proverbiali qualità enogastronomiche che riportano a dimensioni lontane nel tempo. E sì, mille altre cose vi vorrei proporre e raccontare che però non si possono dire così in due battute e poi qui davanti alla TV. Venite a vedere di persona, non aggiungo altro, se no il gioco è fatto. Vi aspetto dal 2 al 4 ottobre a Bisenti. Grandi sorprese per tutti. Se siete stanchi, stufi e annoiati delle solite feste e sagre, Bisenti vi propone nuove sensazioni e nuove emozioni. Il paese natio è sempre più bello. Sono immagini e suoni queste nate dall'amore per il proprio paese, perché non andasse perduto questo patrimonio di volti, di voci, di tradizioni popolari che ormai giorno dopo giorno vanno rapidamente in oblio. Sono solo mie impressioni ed espressioni nelle forme più semplici e spoglie che spesso e sovente mi emozionano. L'intento mio e dei bisentini è quello di collocare la città e la figura di Ponzio Pilato nei circuiti storici culturali del nostro Abruzzo, alle porte e all'indomani del Giubileo. Con questo spot voglio offrire al turista uno spaccato, un flash per capire sotto l'aspetto meno commerciale, ma con un saldo ancoraggio all'ambiente e al territorio in cui è immersa e da cui Bisenti si sente protetta. Una escursione lungo la Valle del Fino offre la possibilità di scoprire una grande varietà e bellezze di paesaggi, di ambienti e scorsi suggestivi. Un paesino da presepe, tante casette nel cuore della Valle del Fino, strette l'una all'altra quasi a sorreggersi e a scaldarsi. È bello altresì ricordare la spontaneità e l'entusiasmo delle genti
e le ricche tradizioni folk ancora presenti e le proverbiali qualità enogastronomiche che riportano a dimensioni lontane nel tempo. E sì, mille altre cose vi vorrei proporre e raccontare che però non si possono dire così in due battute e poi qui davanti alla TV. Venite a vedere di persona, non aggiungo altro se no il gioco è fatto. Vi aspetto dal 2 al 4 ottobre a Bisenti, grandi sorprese per tutti. Sì, se siete stanchi, stufi e annoiati delle solite feste e sagre, Bisenti vi propone nuove sensazioni e nuove emozioni. L'ingresso è trionfale, l'uva d'altra parte ha dignità regale, anche se decaduta. L'immagine infatti riproduce un grappolo di Montonico, un vitigno oggi quasi scomparso e che resiste solo nel breve orizzonte delle campagne di Bisenti e di Poggio delle Rose nel comune di Cermignano. Ma cos'è il Montonico? Sentiamo di cosa si tratta dalla voce genuina di un produttore che ha la stessa schiettezza del suo aroma. Montonico, sono specialissimo quest'anno, hanno di grado buonissimo, molto zucchero. Io produttore di Montonico, Rufiano, Granto Francesco Rufiano, produttore di Montonico, sono buonissimi, molto zucchero. Quando vendemmi il Montonico, quando si vendemmi di solito? Il 25 di ottobre. Ah, molto tardi quindi rispetto tardivo, a... Sono tardivo, sono bellissimo, un vino speciale. Quest'anno poi è un'annata eccezionale. No, specialissima, anche la Prologa. Noi, sì, lo vende la Prologa, fa vendere zucchero. Si è detto dunque della sua bontà, ma non tutti sanno che fino ai primi decenni del Novecento era il vitigno più diffuso in Abruzzo, con dei livelli di produzione davvero industriali. Guido Giuliani, nell'apprezzatissimo Il vino in Abruzzo per i tipi di Iapatria all'Aquila nel 1975, svela l'origine della varietà è sconosciuta, è diffusa però da lungo tempo in alcune zone dell'Italia centrale per l'abbondante produzione e la grossezza dei suoi grappoli. Un'affermazione mutuata da uno studio scrupoloso condotto da uno dei più grandi enologi dell'Ottocento, Bruno Bruni, che nel suo celeberrimo saggio di ampelografia del 1868 chiariva: nella provincia di Chieti il Montonico è il vitigno più comunemente coltivato. La grossezza dei suoi grappoli ha fortemente fissata l'attenzione dei nostri contadini e proprietari, sicché sarebbe necessario limitarne la coltivazione. La disposizione a produrre di questo vitigno è tanta che in un sol tralcio ho contato fino a 16 grossissimi grappoli. Il periodo aureo del Montonico durò fino alla prima metà del Novecento, poi la fillossera distrusse i vigneti che trovarono solo parzialmente scampo
con l'innesto sulla vite americana. Una vera salvezza che ne permette fino a oggi la sopravvivenza. Tutto buonocolo! E un saluto, vi ringrazio di commemorazione che fate a Vicenti. Mi piace per tutto l'Abruzzo. Vicenti mi ha fatto molto piacere perché tanti anni che viene a Vicenti, quella è la città che fate a Vicenti, l'ha fregato tutta l'Abruzzo di Atri, della provincia di Teramo. Io vi ringrazio a tutti. Ha evitato così la sua estinzione attraverso una sagra ormai conosciutissima nella regione, ma grazie soprattutto alla costituzione dell'Amimont, acronimo di Amici del Montonico, nel lontano 18 settembre 1977, per volontà dell'insegnante oggi in pensione Francesco Valente, meglio conosciuto come Cicillo. Il maestro anima una SRL con il precipuo intento di valorizzare, incrementare e selezionare questa importante risorsa agricola. Casa Vinicola Montonico conta oggi numerosi soci e si avvale della particolare consulenza degli eredi del compianto enologo Carmine Festa. La presidenza si rinnova piuttosto frequentemente. La cooperativa Amimont compra l'uva principalmente dai soci, ma anche da altri produttori e provvede poi, con i suoi mezzi, a fare il vino. In alcune annate, quando il Montonico è di bassa gradazione alcolica, si ricorre al 15% di Trebbiano per dare più forza al vino. Quest'anno comunque non ce n'è stato bisogno. Buona parte della produzione proviene dalle frazioni di Bisenti, e cioè Troiano, San Nicola e Campo di Pizzo, ma a volte anche da Monte Gualtieri nel comprensorio di Cerignano. Ma in quest'annata, data la ricchezza del raccolto, non ce n'è stato bisogno. Ma quali sono allora le caratteristiche di questo vino? Prima di parlare del vino, bisogna ricordare che si tratta di un'uva particolare, come sottolinea anche la sua carta d'identità. I grappoli del Montonico bianco sono grossi, gli acini hanno una grandezza media con un pedicello corto e formano un grappolo molto serrato, che spesso è cagione dell'incompleta maturazione dei chicchi più nascosti, tanto che bisogna ricorrere alla cottura del mosto per eliminare l'acqua ed aumentare il grado alcolico. Quindi si può subito capire che il vino è leggero, di 10-11 gradi, il colore paglierino, con sottili sfumature che tendono al verde, l'odore vinoso pungente, di sapore neutro, morbido. Se lo si lascia fermentare in modo lento, diventa un po' frizzante. In genere lo si degusta con i formaggi, gli antipasti e i piatti a base di pesce, ma a Bisenti si usa a berlo fresco, anche fuori dai pasti, come dissetante, diuretico, ed è gradito molto alle donne. Per intenderci, se ne può bere una grande quantità senza rischiare di ubriacarsi. Il resto è solo festa, un appuntamento che nella prossima edizione raggiungerà un traguardo di tutto rispetto, 25 anni di vita. E allora, prosit!
Mi piace aprire proprio con questa massima, scritta ad hoc proprio per il nostro paese. La civiltà di un popolo si misura sulla fedeltà ed il rispetto delle proprie tradizioni. La Proloco di Bisenti, con il patrocinio della Regione Abruzzo, la provincia di Teramo, la comunità montana zona N di Cermignano, il comune di Bisenti, la Camera di Commercio di Teramo, vi invita a trascorrere a Bisenti un weekend indimenticabile, partecipando al 27esimo Revival Uva e Vino Montonico, che quest'anno si tiene il 28 e 29 e 30 settembre. Il nostro impegno con lo sguardo al terzo millennio. Sono queste le parole del presidente della Proloco, Anacleto Di Francesco: valorizzare e salvaguardare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e folcloristico. E sì, proprio queste le finalità dell'associazione Proloco di Bisenti, che punta principalmente a conservare questo paese così come l'ha avuto in eredità e per renderlo fruibile ad un pubblico sempre più vasto e consegnarlo nelle migliori condizioni alle generazioni più giovani. La festa dell'uva e del vino montonico, che quest'anno si tiene alla fine di settembre nei giorni 28 e 29 e 30, è oggi la manifestazione di maggiore risonanza e prestigio a livello regionale. Ogni anno infatti nel nostro paese confluisce un pubblico variegato. La manifestazione, che nel corso del tempo ha mantenuto le caratteristiche originarie, si è arricchita in questi ultimi anni di una sfilata notturna con giochi pirotecnici e spettacoli molto apprezzati dal pubblico. Bisenti va gustata, e sì, va gustata lentamente, passo dopo passo, in quanto questa valle è un vero scrigno di ricchezze culturali, folcloristiche e culinarie, alcune già scoperte, altre ancora da scoprire, nascoste, da ammirare, da gustare appunto. Vi offre il suo centro storico con leggende da ascoltare. Se siamo riusciti a convincervi a visitare questa terra, guardate queste immagini e poi vi aspettiamo il 28 e 29 e 30 settembre a Bisenti, che ha dato i natali a Ponzio Pilato, la patria dei viri maccheroni alla Molinara. Per deliziare i vostri palati, per rallegrare e addolcire i vostri cuori, non perdete questa occasione, venite a Bisenti nei giorni 29 e 30 settembre, noi vi aspettiamo. Sapevo, mio padre è proprio uno smemorato. Lui gli voleva ricordare di dire ai vostri amici che quest'anno la festa dell'uva inizia prima, cioè il 28, il 29 e 30 settembre. Mi raccomando, vi aspettiamo. Cin cin e benvenuti a Bisenti. Come di consueto, anche quest'anno la sagra dell'uva e del vino montonico chiude gli appuntamenti estivi d'Abruzzo. La malinconia per una stagione che se ne va è ampiamente compensata da una festa piena di allegria, di musica, di balli, anche per il suo carattere di semplicità, così casareccia, schiettamente paesana, sincera. Giocando e scherzando siamo arrivati alla 30ª edizione e la nostra sagra è entrata nel novero delle feste tradizionali folk più note d'Abruzzo. Un appuntamento, come si dice, immancabile, che ogni anno richiama un numero sempre crescente maggiore di visitatori, a far gola le prelibatezze, le squisitezze sfiziose dei nostri prodotti, maccheroni alla mugnaia, alla molinara, come volete, sempre speciali sono. Se date uno sguardo a questo brochure, altro che 30, ne sono 40 e più. A far gola, salsicce, peperoni, uova, sardelle, frittelle e dolci a volontà. Partecipare alla 30ª festa dell'uva e del vino montonico è una gioia, un diversivo, un divertimento. È un assaporare gusti e tradizioni antichi, come si suol dire, dei nostri padri, dei nostri nonni, dei nostri avi, che per secoli hanno custodito le ricette di questi nostri piatti, sempre e comunque annaffiato, irrigato dal generoso, amabile, genuino, frizzante vino montonico, che dall'anno scorso ha partorito anche un ottimo prosecco spumante Cervis, dei Colli d'Oro e Assolati di Bisenti e Poggio delle Rose. Ma Bisenti non è solo bontà gastronomiche, il nostro paese offre molto molto di più ai suoi visitatori, ai suoi ospiti.
La sagra è proprio un veicolo per promuovere le bellezze della nostra città, un clima meraviglioso accompagnato da una serenità, da una pace, dai meravigliosi paesaggi colore autunnali che accarezzano la mente e rendono lieta la vista. Un vasto patrimonio artistico e monumentale che con la torre medievale, la Fonte Vecchia, la chiesa di Santa Maria degli Angeli, la casa di Ponzio Pilato non è certo secondo a nessuno. È un onore per me, in qualità di promoter, decantare questo grande evento che mi ha sempre appassionato ed è con vero piacere che vi invito in questo grande e meraviglioso paese. Siete tutti i miei ospiti graditi, anzi più ne siete più sono felice. A Bisenti c'è posto per tutti e per tutti i gusti, quindi vieni a farci visita dal 30 settembre, noi cominciamo, fino al 3 ottobre, la giornata GLU. Ci piace altresì ricordare, notizia in corso, arrivata un po' in sordina, che l'amministrazione comunale di Bisenti ha intrapreso la valorizzazione del nostro piatto tipico maccheroni alla molinara per il riconoscimento del prodotto tipico attraverso l'iniziativa del marchio di qualità della Commissione europea. Quindi, come vedete, un ricco cartellone che va dalla cultura allo spettacolo folk, storia, antropologia, artigianato, mostre, natura e storia. Vi aspetto. E per finire, un elogio, un riconoscimento agli organizzatori, tutti quei giovani che ronzano attorno a Marcello De Antonis, presidente della locale associazione Pro Loco Lido Panzone, che da sempre e di più, in collaborazione con l'amministrazione comunale, con l'assessorato alla cultura, sport e spettacolo, hanno saputo dare il massimo di se stessi. Noi vogliamo altresì ringraziare fin d'ora i vigili urbani, le forze dell'ordine, il gruppo Alpini, i volontari della Croce Rossa, gli sponsor, insostituibili sostenitori di questa splendida e giovane manifestazione. Mi scuso già subito per le inevitabili omissioni. Grazie a tutti e mi raccomando, non mancate. E a questo punto, buon divertimento! Fresco, lo ripeterei proprio perché c'è una freschezza notevole. Abbastanza di corpo, così come è, però c'è uno stimolo di morbidezza importante. O qui è falsata la gradazione del corpo, cioè lei non è certo di questa gradazione alcolica, oppure siamo proprio di fronte a... È più alto, certo. Io può dare, ho detto intorno a 12 e mezzo. Io non l'ho misurato, insomma, non lo so. Io non sono un termometro, non gli so dire, però... L'altra cosa importante è che questa stimolazione ha una notevole persistenza. Ripeto, il gusto è ancora di qualità fine, è un vino che può essere definito senz'altro morbido ed è un vino maturo. Oggi, nonostante non siamo lontani, è indubbiamente un vino maturo. Sì, ci sono delle tracce, almeno un paio della differenza, si è visto subito. Ciao, sei tu, meno male che ti ho trovato. Volevo ricordarti che quest'anno alla festa dell'uva ci saranno un sacco di novità e sorprese. Oh, su via, non mancare, dopo un'estate balorda ricca di acqua, puoi rimbrancarti con il sole dei colli bisentini e lo spumante Montonico Cervis e vedrai che l'autunno sarà più dolce. Non mancare alla 28esima edizione, i giovani e le ancelle della Proloco ti stanno aspettando ed hanno approntato proprio per te delle leccornie da farti leccare i baffi. Maccherone alla molinara, ciavara al guazzetto, salsicce, arrosticine, cotiche e fagioli, coatto, frittelle, peperone, uova, sardelle, stuzzicherie di ogni genere. Tutto è pronto, asserisce il giovane organizzatore nonché segretario Paolo Dostiglio. Mostre, convegni, cantine, carri, musica, balli, manifestazioni rievocative e tali. E
per finire la grande sorpresa notturna con il carro di Gabriele Calista che con la sua stravagante inventiva concluderà la manifestazione. Oh, mi raccomando, non mancare, ti aspettiamo. Passione, orgoglio, desiderio, tradizione, consapevolezza, intimità, entusiasmo. Questa è la festa dell'uva. Come si suol dire, si cambiano i parroci, si alternano i presidenti in proloco, ma la grande, unica, prestigiosa festa dell'uva rimane. Un imponente appuntamento che si ripete ormai da 31 anni e più e che conserva una straordinaria genuinità agreste della gente umile di questa vallata. Accompagnata da questa forte emozione, la Proloco con il suo neo presidente Domenico Degnitti ha inteso riproporre, dopo l'eccezionale e strepitoso successo degli anni passati, la 31esima edizione del Revival Uva e Vino Montonico, durante la quale i bisentini dovranno essere i primi attori e preparare un'accoglienza con i fiocchi per i numerosissimi ospiti provenienti da tutto l'Abruzzo e non. Nei giorni 29 e 30 settembre e 1 e 2 ottobre Bisenti, un paese, un centro così armonioso che emoziona, ti prende, ti appassiona, ti affascina al primo sguardo. Abbagliante e misteriosa come i romani che qui si insediarono, non per questo nella contrada Romanelli ci sono ancora i ruderi del procuratore Pilato. Sarete conquistati da Piazza Vittorio Emanuele III, una bamboniera davvero stupenda, la facciata della chiesa della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Ma se poi entrate, rimarrete esterrefatti, tratterrete il fiato. È una delle chiese più grandi del Teramano. In definitiva, Bisenti vi offre sensazioni senza risparmi a 360 gradi. L'intero storico si animerà, si trasformerà infatti in un unico palcoscenico immerso in un caleidoscopio di luci e di colori, attraversato da un rincorrersi di suoni e pervaso da un susseguirsi di emozioni in cui arte, musica, cultura, divertimento si fondono in una esplosione di gioia collettiva. E sì, rischiarata sempre e comunque dal fresco e morbido vino montonico. Mostre, concerti, spettacoli, carri allegorici ed altri innumerevoli eventi animeranno senza sosta vie e piazze fino alle prime luci dell'alba. Ah, dimenticavo, portatevi un maglione o un giubbotto, potete sentire freddo. Volevo ringraziare tutti i ragazzi della Proloco che si sono dati da fare per più di un mese e in primis a Luciano Scocchia, a Emma Scorta Roberto, all'instancabile dinamica, effervescente, spumeggiante Sabrina e Grazia. Da ultimo, ma non per ultimo, un ringraziamento a tutti gli sponsor che con il loro aiuto hanno supportato la Proloco in questo importante sforzo. Grazie pure alle forze dell'ordine e oltre tutto speriamo che il tempo ci assista.